Questo era il caso di questo ragazzo serbo ferito durante la guerra dell'ex Jugoslavia, a cui di fatto mancava completamente una porzione zigomatica con un interessamento anche del pavimento vitario. Il caso era un caso abbastanza complesso e ovviamente quello che si è fatto è stato fare che cosa? Costruire per stereolitografia un teschietto in real model del paziente in scala 1 a 1, darlo fisicamente in mano al chirurgo, il quale ha progettato e programmato l'intervento, quindi segnandosi i punti di taglio, costruendosi le guide dell'osteotomia sul real model, ha poi sagomato a cera da indurire i sostituti ossei come servivano. Questo ci ha permesso poi di acquisire digitalmente la forma necessaria, costruirla in segmenti delle dimensioni tali da poter essere non solo incastrati, ma ad aver bisogno di una finestra chirurgica relativamente contenuta in termini di dimensioni, e poi di andare a fare l'intervento. Questo è quello che succede quando viene fatta la scansione dell'innesto. Noi abbiamo visto che l'innesto desiderato era fatto da una porzione unica, l'abbiamo ridotta in tre pezzi, con delle connessioni di tipo squalo, quindi che fossero portanti dal punto di vista meccanico, di dimensioni più piccole naturalmente dell'innesto finito, ma da rendere possibile anche il posizionamento senza dover avere una finestra chirurgica davvero importante. E per controconferma, partendo sempre dallo stesso esame TAC, abbiamo fatto una ricostruzione del cranio e degli stessi pezzi per via digitale, per avere la conferma delle congruenze delle nostre scansioni con quello che era il modello. Nella fattispecie qui è stato possibile anche fare nelle porzioni interessate dai punti di fissaggio già i fori per le viti già predisposte. Quello che è alla fine dei due processi il risultato è questo. Qui c'erano quattro pezzi, uno non si vedeva perché era nascosto nella parte dietro la porzione nasale, quattro frammenti componenti il sostituto osseo complessivo da poi da utilizzare in sede chirurgica. Si è partiti dalla fresatura della materia prima in condizioni controllate, il processo di arricchimento proprietario, il controllo di tutti i dei singoli pezzi, il confezionamento singolo e la sterilizzazione. Ovviamente lavorare in queste condizioni ha tantissimi vantaggi dal punto di vista chirurgico, l'unico inconveniente è l'attenzione in sede operatoria, perché questi pezzi sono unici. Un po' di immagini su questo caso che ci è piaciuto particolarmente, questo era come si presentava l'attacco di questo ragazzo quando è arrivato, e questa è l'immagine della ricostruzione 3D sovrapposta sul volto di questo ragazzo, e qui aveva un pezzo di cartilagine e un po' di ferro, di fil di ferro in realtà. Questa è stata tutta la preparazione dell'intervento. L'avere le dime di osteotomia di foratura permette di tagliare perfettamente l'osso ricevente e di preforarlo. Scusate la banalità, è come il comodino dell'IKEA. Voi ricevete la vostra dima, la appoggiate, tagliate e forate in modo compatibile col sostituto osseo che poi va posizionato. Infatti, in questo caso, il sostituto osseo è stato posizionato. Avevamo preso i tempi in un minuto, qualcosa del genere. Essendo già forato, una volta posizionato, vanno semplicemente si fa per dire, infilate le viti in sede. Se voi vedete, questo era appena stato posizionato, ma è già rosso di sangue. Perché essendo importante come dimensione, come volume, i pezzi erano stati lasciati a mollo nel sangue del paziente, mano a mano che la loro sede veniva pronta. È una questione di piccolo coordinamento chirurgico, e 5 minuti prima stimati del posizionamento, il pezzo va lasciato nel sangue del paziente. Quello che poi in realtà si vede, questo è l'attacco fatto a squalo del pezzo, che permette l'ancoraggio del secondo pezzo, che era la porzione nasale, che come vedete arriva già bello rosso di sangue del paziente perché ha subito lo stesso trattamento. Il posizionamento dei due pezzi è questo, vi è un incastro tra i due pezzi, tra di loro, nella parte centrale, e poi il posizionamento qui sotto della porzione nasale. In realtà avevate messo due viti, se non ricordo male. Sì? Direi di sì. E dopodiché i pezzi sono stati bloccati e solidarizzati tra di loro con questa piccola placca che è stata rimessa
su una delle viti di fissaggio, quindi onde utilizzare altre viti per bloccare i statuti ossei tra di loro, sono state utilizzate le viti di fissaggio direttamente ed è stata messa solo quella placca. E poi il terzo pezzo, che qua si intravede in realtà, è un pezzo fatto a cucchiaino con l'ultimo aggancio a squalo, che è quello che è stato messo a supporto dell'orbita, che è stato messo qui ad incastro, perché era sagomato per incastrarsi esattamente sui due pezzi da noi realizzati e sulla parte posteriore del sito del paziente. E questo era uno dei tuoi ragazzi che dava i punti alla fine dell'intervento. E questa è la differenza pre-post. L'aver fatto la simulazione anche in digitale, non solo il modello reale, ha permesso anche di confrontare la simmetria dei due zigomi, perché questo era classico origine traumatica, violenta ma pur sempre traumatica, per cui questo zigomo era stato completamente distrutto, questo invece era completamente integro. Aver acquisito digitalmente i sostituti ossei, la progettazione dei sostituti ossei, ha permesso di confrontare la simmetria, soprattutto a livello di altezze, per evitare di trovare risvegli con o diplopie o disallineamenti. E questo è l'attack post intervento, in cui si vede la presenza del massiccio ricostruito e questi leggeri artefatti non photoshoppati, come fa qualcheduno, dovuti alla presenza delle viti e delle placche, che comunque danno un segnale leggermente artefatto. L'immagine è stata acquisita e filtrata questa volta, per cui si vede il comparto, i sostituti ossei riposizionati e la placca che li tiene in sede dove era stata posizionata prima. Credo, correggimi se sbaglio, che adesso questo ragazzo farà uno o due interventi di lipofilling, di ricostruzione della cicatrice. Ieri. Il primo intervento di lipofilling per correggere la cicatrice, che purtroppo il tessuto molle non può essere rigenerato e rimane assottigliato, quindi deve essere ritoccato tutta la parte del derma. Ieri ha fatto il primo step, e tra 6 mesi prossimamente farà l'ultimo per stabilizzare tutto. Speriamo i risultati definitivi. Qui poi la loro scelta fu quella in sede di intervenire lungo la vecchia cicatrice? Eh sì, dato che non aveva deficit facciali, non aveva deficit neurologici, siamo ripassati dalla stessa cicatrice, della cranata verosimilmente nell'onda pallottola, e poi anche del reintervento che è stato fatto comunque in un modo o nell'altro, che pezzo di cartilagine gli ha salvato la posizione del globo oculare e gli ha permesso di sopravvivere vedendoci bene. Esatto. L'avere a disposizione un controllo completo della filiera della materia prima e una tecnologia che permette un rinforzo e un arricchimento delle prestazioni sia biologiche che meccaniche, permette di fare queste ricostruzioni. L'idea di provare a fare queste ricostruzioni era nata un po' come una, se vogliamo, una sfida nata sull'idea di fare una pubblicità tipo quella delle auto. Quando la vecchia Audi R8 vinse il primo Le Mans, si è detto: vuoi le stesse sensazioni di guidare la macchina che ha vinto la Le Mans? Bene, ti compri l'R8, però hai i sedili in pelle, il navigatore, l'aria condizionata e quant'altro. L'idea è chiaro che questo non è un intervento che si fa quotidianamente, è chiaro che questo non è un intervento da studio dentistico e quant'altro, però le potenzialità che voi potete magari ritenere estremamente elevate, viste in questo caso, sono disponibili correntemente nella vostra pratica comune. Anche qui, a seconda dei casi, a seconda della gestione del contesto, si può optare per mi prendo la forma standard, il cubo standard, e me lo lavoro un attimo a mano, o il cono, o il profilo a L, o il profilo a sella, oppure opto, se l'intervento è importante e comunque anche nell'economia generale, per una progettazione dell'intervento. È facilissimo che un paziente vi arrivi con una combim o comunque con un attacco con un DICOM. Ormai, se non ce l'ha, glielo fate fare voi. A quel punto la progettazione diventa un passaggio abbastanza facile, specie se questo va incontro poi a una chirurgia implantare. La stessa progettazione con cui si progetta il sostituto osseo è la medesima con cui si possono progettare il posizionamento degli impianti, e quindi, come dire, con una sola progettazione disegnare contemporaneamente la totalità dell'intervento.
In questa presentazione era focalizzata solo sui nostri ossatuti ossei, non c'erano né le nostre membrane né le nostre viti volutamente, proprio perché noi possiamo ritenere che un domani voi siate abituati a lavorare con impianti vostri, con viti vostre, con membrane che prendete dai vostri fornitori normali, non c'è nessunissimo problema. Gli unici seri accorgimenti sono l'attenzione nel valutare la dimensione del sostituto osseo e l'attenzione nel ricoprire sempre bene con una membrana che sia idonea. Il racconto del collega di prima che è andato via poc'anzi è proprio quello di dire: non mettete membrane che dopo 5 giorni non ce n'è più traccia, perché comunque il tempo di rigenerazione deve essere coperto per almeno 2 mesi.